Anche se non si è raggiunta la prova tra il nesso tumori e ambiente, la situazione non è affatto rassicurante. Questa è la sintesi dei lavori della Commissione parlamentare Igiene e Sanità sull'inquinamento in Campania. Secondo il relatore, il senatore Lucio Romano, nei siti inquinati la mortalità per tumore è in eccesso del 43%. Probabilmente in conseguenza dei roghi tossici di rifiuti speciali che continuano a sprigionare grandi quantità di diossine, benzene ed altri veleni. Situazione a cui va sommato il peggioramento della qualità dell'aria a causa delle PM10. La prima indagine conoscitiva su inquinamento e patologie, effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni neonatali ed epigenetica della Commissione di Palazzo Madama, ha consentito di appurare che nella Terra dei Fuochi ci si ammala di più che nel resto d'Italia, in particolare di alcuni tipi di tumore, che la mortalità degli ammalati oncologici è più elevata. Non solo, gli abitanti dei 90 comuni della zona sotto i riflettori sono esposti a una serie di multifattori inquinanti. 3 anni di lavoro intenso, quelli della Commissione Igiene e Sanità, condotti con metodo assolutamente scientifico per fare il punto sull'emergenza ambientale in una vasta area della Campania che va dall'Agro Aversano a Tellano a quello a Cerrano Nolano fino ad arrivare al Vesuviano e alla città di Napoli. Secondo Lucio Romano, senatore e docente universitario di bioetica, si tratta di una prima indagine che richiede risposte precise dalla politica. Dalle 125 pagine emerge un quadro niente affatto rassicurante. Tra le neoplasie in crescita esponenziale si segnalano tumori a fegato, polmone, vescica e sarcomi di Kaposi. L'unico allarme rientrato riguarda i tumori in età pediatrica, il cui andamento in Terra dei Fuochi risulta in linea sia con il trend regionale che con quello nazionale. L'indagine rileva anche criticità nel modo in cui è stata affrontata la situazione. La perimetrazione del territorio non è stata preceduta da una identificazione delle aree potenzialmente a rischio ambientale, evidenzia la Commissione. Si è preferito, cioè, dar per scontato che almeno 3 milioni di persone vivano in situazioni ambientali rischiose per la loro salute, non tenendo conto delle diverse realtà di zone dove esistono discariche abusive molto piccole e altre inquinate da maxi sversatoi. Preoccupano, commenta il ricercatore del CNR Rocco De Prisco, l'eccesso di sostanze tossiche nell'aria che possono favorire l'insorgere di malattie gravi e croniche e l'insufficienza di reti di monitoraggio dell'aria. Si è preferito dare per scontato che i cittadini debbano vivere in situazioni ambientali rischiose, ha chiosato De Prisco.